Ho deciso di intraprendere un progetto editoriale come quello di Mr. Coccobino Antitema, manuale per difendersi dai microbi, in quanto sono dell'idea che il medico debba non solo curare le malattie, ma prendersi cura dei cittadini e dei pazienti, tu cure, ma anche tu care. Al momento sono un medico USCA, quindi mi occupo dell'assistenza domiciliare ai pazienti Covid positivi, ma sempre fondamentale l'impegno nella della prevenzione. Quando ho scelto anni fa di intraprendere il mio percorso formativo per diventare un medico, l'ho fatto sicuramente consapevole del fatto che avessi una passione, ma anche del ruolo che la scuola e gli operatori sanitari che ho incontrato lungo il mio cammino e i libri che ho letto siano stati fondamentali per sviluppare in me il rispetto nei confronti della scienza e la comprensione del valore della prevenzione. A tal proposito, con piacere voglio condividere questa riflessione sul ruolo fondamentale degli operatori sanitari nella promozione del valore della prevenzione, quindi le strategie utili da intraprendere, il dottore Michele Conversano, che è direttore del Dipartimento di Prevenzione Pubblica dell'ASL di Taranto. La vaccinazione contro la meningite meningococcica è uno dei più importanti presidi che abbiamo per sconfiggere una malattia devastante, ma abbiamo bisogno che questa vaccinazione sia accompagnata da una strategia vaccinale, perché se è vero che la scienza ci mette a disposizione questi importantissimi farmaci, questi importantissimi vaccini, è anche vero che dobbiamo avere una strategia affinché si raggiungano le più alte coperture vaccinali che impediscano questa malattia di essere proprio presente. E quindi avere strategie che coinvolgano i genitori, sì, ma anche i bambini che sono i principali destinatari di questa vaccinazione, al quale noi possiamo spiegare cosa sono i microbi, cosa sono i virus, cosa sono i batteri, in qualche modo, e insieme alle normali precauzioni di igiene personale, spiegare che esistono anche questi vaccini, vaccini fondamentali che vanno ad accompagnare la nostra vita da quando nasciamo a quando diventiamo anziani. Esistono vaccini per tutte le età, ma soprattutto per la meningite meningococcica, che colpisce in maniera anche subdola, con purtroppo esiti anche fatali nel giro di pochissime ore. Abbiamo bisogno di raccogliere intorno a questo un'adesione, un consenso, quello che chiamiamo consenso informato e consapevole da parte dei genitori. E quindi la scuola, con dei presidi didattici e coinvolgimento di tutto l'ambiente scolastico, ci può essere sicuramente di grande aiuto per sconfiggere questa terribile malattia. Ringrazio il collega Conversano per la sua partecipazione e il suo impegno quotidiano, soprattutto adesso nell'ambito della gestione della pandemia.